Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi faccio una cosa che non ho mai fatto sul canale, ovvero una reaction in live. Perché questo? Perché sono stato contattato oggi pomeriggio da Jade, che tra l'altro saluto e ringrazio per ovviamente per avermi hypato in questa maniera, dove praticamente mi ha fatto presente che il nuovo trailer, ovviamente, di Stranger of Paradise, del DLC di Stranger of Paradise, che è stato rilasciato per l'appunto oggi, è un qualcosa di incredibilmente pazzesco. E quindi io ho detto, guarda, non ho avuto modo di poter vedere il trailer perché sono stato impegnato in questi giorni, soprattutto col fatto che c'era anche Crisis Core, quindi ieri ho fatto addirittura la maratona, quindi ero abbastanza preso e impegnato nel comunque smaltire un pochettino anche la maratona di ieri. Però mi ha messo un hype talmente alto, mi ha veramente hypato in maniera talmente forte che ho detto no, va bene, ok, basta, devo andarmi a vedere sto trailer, anche perché lui mi ha detto, dice, devi fare la reaction. Perché è veramente un qualcosa di incredibile. E ho detto va bene, basta, mi hai convinto, mi hai eppato, faccio la reaction. Volevo farla in live, non la faccio in live, la faccio registrata, così magari se c'è qualcosa da riprendere, da vedere, eccetera eccetera, la posso commentare direttamente in live. Mi ha detto anche che ci sono i sottotitoli, infatti mi è apparsa già subito il fatto di avere i sottotitoli. Tecnicamente dovrebbero esserci quelli in italiano, dato che appunto ci sono i sottotitoli ufficiali in italiano. E boh, ragazzi, andiamo a vedere il trailer, dopodiché non lo so, vediamo che succede, perché ormai, boh, non lo so, mi sono talmente hypato che sto sui digiri. Ma che host hanno buttato? Aspetta un secondo, già cominciamo benissimo. Sta host già è la mia preferita. L'armatura. Abbiamo finalmente l'armatura del caos. L'armatura del caos ancora non c'è disponibile in gioco. Abbiamo la Rebellion, che sarebbe la spada, perché è una skin. Per me, per esempio, che ho acquistato la Deluxe Edition. E abbiamo sia la skin della spada di Wall, la spada della luce. E abbiamo anche la Rebellion, che sarebbe per l'appunto la spada di Garland, ovvero lo spadone grosso. Ma l'armatura ancora non era presente in gioco, anche perché io ho dovuto fare una skin estetica per quanto riguarda il mio personaggio su Stranger of Paradise, che non ha questa armatura, quindi è completamente diversa. E quindi finalmente abbiamo la skin dell'armatura. E poi abbiamo il Moguri che finalmente si fa vedere, perché da quello che mi ricordo, non so se l'avevo letto da qualche parte, era praticamente il Moguri che chiedeva aiuto a Garland per una linea temporale diversa. Infatti si chiama Different Future proprio per questo motivo, se non sbaglio. Ma la host è allucinante comunque. No, aspetta, però non si sono attivati i sottotitoli. Ah, aspettate un secondo che devo mettere sottotitoli. Ah, ma non ci sono i sottotitoli, però. Forse è perché sto guardando un altro trailer io. Ah, ok, no, forse però me li fa, ok, me li traduce. Ah, no, allora ok, un secondo, rimettiamo. No, beh, sta musica è allucinante, devo sapere la host. Anche perché sarà un remix, ma non mi sta venendo in mente. Esatto, sono un Mugol. Lufeniano probabilmente.
Guarda la skin con tutta la Rebellion. Vabbè, la Rebellion. io sto impazzendo. La Rebellion, ok, perché ce l'ho, nel senso la skin già ce l'avevo, però non l'ho mai applicata, anche perché nella mia build non c'entra un cazzo praticamente lo spadone, visto che utilizzo l'ascia. Però c'è la skin dell'armatura. Però mi sa che qua devo mettere i sottotitoli. Devo mettere altri sottotitoli perché qua non si capisce nulla. Però giapponesi no. Mettiamo traduzione in inglese a sto punto. E poi ci guardiamo se c'è casomai anche il trailer in inglese a sto punto. Perché io sinceramente volevo vedere il trailer giapponese perché anche per le voci. Ok. Io sono Moguri. Però aspetta, perché questi sottotitoli è un problema. A me servirebbero effettivamente i sottotitoli. Vabbè, mettiamolo in italiano, cerchiamo di capirci il capibile. Dopodiché poi lo vediamo. E questo è un lufeniano. Quindi ok. Dai, nel futuro sbagliato. Ma che è un fucile? Aspetta, però, sbagliato. Io per aggiustarlo vengo dal futuro originale, qui. Vabbè, il dialogo allora lo guarderemo poi con l'inglese, perché qua non capisco un cazzo. Capisco solo qualche cosina. Ok, fino a qua ci siamo. Come? Ma perché aspetta? Ma questa voce è di Emperor. O sbaglio? Non ci credo, era tutto previsto? Che questo tra l'altro spiegherebbe anche perché in Opera Omnia Jack Garland ha la Force insieme ad Emperor. Quindi è per questo che hanno la Force insieme. Questo è Emperor. Sarai la ghirlanda, Madonna, la traduzione è veramente... Emperor, la voce è quella di Emperor, questo è Emperor. Quindi si è venuto a formare un crossover che tra l'altro Different Future ce l'ha un po' la scritta da Final Fantasy 2, ora che ci faccio caso. Perché Final Fantasy 2 nella copertina originale ce l'ha questa scritta. Così tutta stilizzata in questa maniera. Quindi potrebbe effettivamente essere un crossover. Certo, non ci vedo il collegamento, perché probabilmente c'è qualcosa che ancora non riesco a inquadrare. Ma quello è Emperor. Dai, la voce è palesemente Emperor. Io ovviamente... I doppiatori, anche se non li conosco in giapponese, però le voci, giocando ovviamente a Dissidia Opera Omnia,
sento ovviamente come vengono doppiati i giocatori, sento come vengono doppiati i personaggi, e questo è Emperor. Tra l'altro, per chi non gioca a Dissidia Omnia, non sa il fatto che Emperor è praticamente presente nell'arma Force di Jack Garland, nell'animazione Force di Jack Garland, ed è per questo che allora c'è lui nell'animazione, perché in un modo o nell'altro si scontreranno qua. Perché Emperor gli dice: quindi sarai tu che, cioè sarai tu la ghirlanda, vabbè, sarai tu allora a sto punto, cioè sarai tu comunque quello che si siede sul trono, anche perché praticamente all'inizio, esatto, vediamo praticamente, esatto, Jack Garland seduto sul trono. Che quello in realtà non è neanche il trono di Caos, ora che ci faccio caso. Quello sembra più il trono di Emperor. Ma a sto punto aspettate un secondo. Io voglio vedere le scarpe. Voglio vedere le scarpe perché, esatto, le scarpe col tacco sono quelle di Emperor. Quelle sorte di scarpe col tacco che si vedono qui sono le scarpe di Emperor. Guardate il tacco. Guardate il tacco e la rifinitura dorata. Queste sono le scarpe di Matthews, ovvero di Emperor. Infatti, Golden Armor è lui, è palesemente lui. Ma io aspetto, non capisco allora a sto punto. Io vorrei vedere, perché effettivamente ora che ci penso. Ora che ci penso, io volevo cercarmi un attimo il trono di Emperor. Perché il trono di dove lui è seduto, se non ricordo male, aveva i tessi. No, è diverso il trono, ok. Me lo ricordavo diverso. Ha gli spuntoni. No, ok. Però, esatto, la città tutta distrutta così ce l'ha molto di somigliante nel mondo finale del 2. Ok, il trono mi sembrava molto di più. No, il trono originale non è così. No, il trono non è così. Ci sono i teschi effettivamente ai lati, però non è potrebbe anche essere un'unione dei due troni a questo punto. Cioè, una sorta di unione di entrambi i troni, perché questi teschi in realtà c'erano nel trono di Emperor. Però questi qua sopra non ci sono, però questi potrebbero anche essere un'unione. Però la scritta Different Future effettivamente ti riporta alla testa Final Fantasy 2. No, vabbè, a questo punto dobbiamo vedere il trailer. Dobbiamo vedere il trailer inglese giusto per capire. Ah, ecco, ok, c'è. Fatto da. Ok. Sottotitoli dovrebbero esserci. Strong language, va bene, questo lo sappiamo benissimo. Penso che sia lo stesso trailer. Sì, ok, la musica è quella. What the heck is this thing? I'm a Moogle, Koopo. Esatto. I have something to ask of you, Koopo. I need C'è anche chaos. Bahamut. Quindi si rivede anche Bahamut, che era stato messo un po' da parte, Koopo? effettivamente. I have something to ask of you, Koopo. I need chaos's help. Someone's attempting to meddle with this dimension, In questa and not just dimensione meddle. intende They want to erase cancellarla it per for good, sempre. Koopo. Let me guess, a Lufenian. Un luferiano. This dimension is hurtling toward a terrible future, but I'm here to set it back on course to the tomorrow it deserves. Ma sta The classe tomorrow col where I came fucile? from, Koopo. Il domani da cui Tomorrow it provengo? deserves. The tomorrow where I came from, Koopo. Il domani da cui provengo? C'è anche da dire che quel Mog. C'è anche da dire che quel Mog, dato che viaggia tra le dimensioni, potrebbe essere quello di Final Fantasy XIII-2 o di Lightning Returns, non mi ricordo dove si vedeva il Moguri perché non li ho giocati. Però in uno dei due c'era il Moguri che ti faceva fare i viaggi nel tempo, se non sbaglio. Io non li ho giocati i 13 perché, cioè i 13-2 e Lightning Returns non li ho giocati perché per me è proprio zero. Dimension is hurtling Non toward a terrible esistono. future. Però tramite Sera,
tramite il personaggio di Sera, perché ovviamente giocando a Opera Omnia determinate cose te le ricordi e le sai, in uno dei due c'è il Moguri che ti permette di fare i viaggi nel tempo, quindi potrebbe essere lo stesso Moguri. But I'm here to set it back on course to the tomorrow it deserves. The tomorrow where I came from, Koopo. La host è stupenda comunque, giusto per dire. La host è incredibile. I will expel the wicked powers you love so well and guide this lost star toward the glory Lufenia envisioned. Madonna, ma guarda che bella l'armatura! Guarda che bella l'armatura del caos! Che tra l'altro è una skin secondaria sempre su Dissidio per Omnia. After all, darkness exists only to be banished by the light. Wouldn't you agree? And you think you're the light? Troppo bella questa armatura. Are you the one who will be Garland? Sei tu che diventerai Garland. Ah, ma quindi viene informato lui. Come fa a conoscerlo Garland? Cioè dici sei tu che diventerai Garland? Cioè come se lo conoscesse. È vero che su Dissidia si conoscono effettivamente i personaggi, ma quindi c'è anche un collegamento tra l'universo di Dissidia? Cioè praticamente stanno facendo una sorta di unione? Quindi non è tanto il fatto Final Fantasy 1 e Final Fantasy 2, ma forse è proprio Dissidia? Cioè viene introdotto praticamente, perché il Moguri c'è anche su Dissidia effettivamente. Il Moguri che ti guida c'è anche su Dissidia, quindi... Allora, qua non l'avrei riconosciuto. In realtà questo doppiatore non l'avrei riconosciuto. Forse il dettaglio più particolare sono le scarpe. Che le scarpe, ok, le scarpe ci si poteva arrivare di chi stiamo parlando. Però effettivamente il doppiatore l'ho riconosciuto da quello giapponese. Su questo lo devo ammettere. Questo doppiatore inglese non lo conosco. Anche perché, ripeto, io in inglese gioco veramente poco e niente. Io gioco tutto in giapponese. Per cui i doppiatori giapponesi ormai così a prima intesa già li riesco a riconoscere, quelli inglesi purtroppo no. Comunque abbiamo appurato che Emperor sarà il nemico di Jeff. Are you the one who will be Garland? Abbiamo appurato che comunque Emperor sarà il nemico di Jack Garland a sto punto, l'imperatore Matthias. Quindi forse effettivamente abbiamo più un collegamento su Dissidia che su Final Fantasy 2. Anche se, ripeto, il nome Different Future è molto simile alla scritta di Final Fantasy 2. Eh? C'è molto richiamo nello stile di Final Fantasy 2, però credo che forse sia solo un omaggio. La cosa più importante è che c'è il Moguri che viaggia nel tempo, arriva nella dimensione di Jack Garland, gli chiede aiuto per salvare la sua dimensione. Quindi è molto più probabile che si parli dell'universo di Dissidia piuttosto che del 13-2 o del 2. Quindi Final Fantasy 1, Final Fantasy 2 e il 13-2. È molto più probabile che qui stiamo espandendo il concetto di metaverso, quindi qua forse probabilmente stiamo introducendo il Dissidia, il mondo di Dissidia, anche perché appunto, ripeto, su Opera Omnia tutti si conoscono, tutti sanno quello che hanno fatto all'interno dei loro capitoli di gioco, però per un motivo o per un altro collaborano col bene o col male. Ed Emperor effettivamente da un po' che non si vede all'interno del gioco prendere una posizione su quello che deve fare, almeno nella storia di Opera Omnia, intendo. Però questo spiega il perché nell'Arma Force di Jack Garland si vede Emperor. Questo è palesemente, questo è un ottimo riferimento. È un ottimo riferimento. No, me lo devo rivedere un secondo. L'ultima volta, giuro. What the heck is this thing? I'm a Moogle, Koopo. E anche in particolare il fatto che siano tornati da Bahamut. I need Chaos's help. Someone's attempting to meddle with this dimension, and not just meddle. They want to erase it for good, Koopo. Quindi vuol dire che l'allenamento con Bahamut ha raggiunto uno scopo finalmente.
this dimension is hurtling toward a terrible future. But I'm here to set it back on course to the tomorrow it deserves. The tomorrow where I came from, Koopa. Bisogna capire da dove hanno preso ispirazione per la città distrutta, perché potrebbe essere anche un'unione di più dimensioni che appunto distrutte hanno creato questo nuovo palcoscenico. Perché non mi sembra molto lupeniana questa struttura. Anche se in realtà questi portoni, così da come ci hanno fatto vedere i lufeniani, ci potrebbero stare. Però i lufeniani che conosciamo, o almeno che ricordo io, soprattutto da Final Fantasy IV, non sono così tecnologici. Sono anzi un popolo che si sono, diciamo, allontanati proprio per questo motivo. Tra l'altro i lufeniani provengono dalla Luna, c'erano strutture particolari, però... Qui sono visti in maniera diversa i lufeniani. Quindi questa è un po' una cosa a interpretazione quasi. Wouldn't you agree? You think you're the light? Get your head out of your ass. Tira la testa fuori dal tuo culo. Jack Garland sembra molto sul pezzo. Comunque ragazzi, tanta roba sto trailer. Veramente tantissima roba. Quindi devo veramente ringraziare Jade per avermi hypato, così tanto. Ovviamente non mancherò di citarlo anche nel titolo probabilmente, però tanta roba ragazzi, tanta roba. Non vedo l'ora di giocarlo. E a questo punto sono anche curioso di sapere se magari c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, magari altri dettagli particolari che io in questa prima visione, ovviamente poi avrò modo di poter analizzare meglio il trailer, di poterlo vedere meglio, cercare anche di capire un pochettino tutti gli accostamenti che ho visto anche tramite Dissidia, perché Dissidia mi aiuta parecchio in questo, mi ha aiutato a riconoscere Emperor, mi ha aiutato anche in altre cose, quindi... Va bene, vedremo effettivamente se ci sarà qualcosa da aggiungere. Ragazzi, è venuto abbastanza lunghetto il video per una reaction, me ne rendo conto, però non sono abituato a fare le reaction, ma soprattutto volevo anche vedere le diverse opzioni che avevamo a disposizione, vedere le traduzioni, vedere un pochettino anche tutto ciò che era possibile vedere, però fatemi sapere anche voi se c'è qualcosa che magari ho missato giusto così. Per darmi qualche hint. Grazie ancora per la visualizzazione e alla prossima. Bye bye.